Il news è presentato da Baccarat Centro Bellezza, inaugurazione sabato 7 dicembre. Buongiorno da iNews, il web TG della città di Fano. Strade in tilt a causa del blocco dei camion in autostrada e neve prevista a bassa quota fino a domani. L'allerta neve è arrivata. Probabili precipitazioni fino a 15 cm sia per la giornata di oggi che per quella di domani, anche a bassa quota. Il maltempo ha causato anche gravi problemi al traffico. È stato emesso intorno alle 8:30 di questa mattina un piano d'accumulo per i mezzi pesanti che transitano in direzione sud nel tratto dell'A14 tra Fano e Marotta. Tutti i mezzi che superano i 35 quintali sono stati fermati nella terza corsia dell'autostrada. Questa manovra ha causato anche gravi disagi al traffico di Fano, in quanto appena è stata comunicata la direttiva, diversi autocarri, per non subire il blocco, sono usciti dall'autostrada, intasando le vie cittadine. Traffico momentaneamente paralizzato anche sulla statale 16. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 10:30 di questa mattina. La battaglia del piccolo Federico Mezzina continua. La madre oggi è stata a forum per parlare di staminali. Dopo il no ricevuto dal Tribunale di Pesaro per il secondo ciclo di cure al piccolo Federico, bimbo fanese affetto dal morbo di Crabbe, la famiglia Mezzina non si arrende. Dopo una lunga protesta fatta ieri davanti a Montecitorio per chiedere direttamente al governo Letta il diritto alle cure offerte dalla Stamina Foundation del professor Davide Vannoni, oggi si è continuato con la trasmissione televisiva Forum. Ospite Tiziana Massaro, madre del piccolo Federico, che sta tentando tutte le strade possibili per cercare di ottenere il diritto alle cure per il proprio figlio e per tutti i malati che continuano a farne richiesta. Le primarie del PD si avvicinano, ecco come partecipare. Il PD illustra il regolamento per partecipare alle prossime primarie dell'8 dicembre. Si vota dalle 8 alle 20 e saranno aperte a tutti senza bisogno di essere tesserati al Partito Democratico e senza preregistrazioni. Portando semplicemente un documento di identità, la tessera elettorale e con il contributo di 2 euro, gratis per gli iscritti, si può scegliere uno dei tre candidati rimasti. I seggi dove votare saranno comunicati a breve e rispetteranno le sedi già utilizzate in passato. Solo chi non ha ricevuto la tessera elettorale perché minorenne o straniero dovrà registrarsi obbligatoriamente al sito www.primariepd2013.it entro e non oltre le ore 12 di venerdì 6 dicembre 2013. Chef in the City, la sfida gastronomica che ha sconfitto la crisi dei ristoranti. Chef in the City si conferma la formula per sconfiggere la crisi nei ristoranti. La prima sfida di cucina amatoriale della città, organizzata da Anteprima Web, ha proposto un format che ha prodotto, nelle 6 serate che si sono svolte fino ad ora, 1.350 piatti serviti per un giro di affari di circa 12.500 euro. Una cifra che, messa a registro in serate nei giorni della settimana più scarsi dal punto di vista dell'affluenza come il martedì, mercoledì e giovedì, attesta che Chef in the City è una grande boccata d'ossigeno per i conti dei ristoratori fanesi che hanno aderito all'iniziativa. Altre regioni come l'Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia si sono dette interessate ad adottare il format. Ora non resta che attendere la finalissima di giovedì 28 novembre al ristorante La Taverna dei Pescatori, dove si sfideranno Luigi Orsini con un antipasto e Antonino Palella con un secondo. Questa era l'ultima notizia. I news torna oggi pomeriggio alle 18:30 con gli ultimi aggiornamenti. Buona giornata! Il news è stato presentato da Baccarat Centro Bellezza, inaugurazione sabato 7 dicembre.